Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Meris. Questa sera e perlomeno domani sera, ma vedremo come andrà a finire, parleremo di rumore, di inquinamento acustico, argomento molto sottovalutato anche un po' da noi di Smart City, nonostante peraltro il sottoscritto abbia proprio sperimentato che cosa vuol dire vivere per un breve periodo, per fortuna, ma in un appartamento molto rumoroso. Insomma, cerchiamo comunque di porre rimedio a questa mancanza con l'aiuto di Gaetano Licitra, che è membro dell'Expert Panel on Noise dell'Unione Europea, responsabile dipartimento di Lucca dell'ARPA Regione Toscana e anche docente di acustica all'Università di Pisa. Buonasera Licitra. Buonasera Melis. Allora Licitra, io mi trovo in uno studio insonorizzato eppure sento qualche rumore venire da fuori. La maggior parte delle persone vive in un contesto invece di forte immersione in un ambiente anche rumoroso. Quali sono gli effetti sulla salute, i limiti che bisognerebbe rispettare? Gli effetti sulla salute sono molteplici e dipendono chiaramente dal contesto in cui si vive. La cosa a cui siamo più abituati è il disturbo da rumore che soffriamo di notte quando abbiamo, magari dormiamo in prossimità di una strada fortemente trafficata. L'effetto sul sonno è certamente fondamentale e molto diffuso. In generale ci sono problemi di ipertensione legati, cioè, ma è anche abbastanza comprensibile, no? Per esempio di notte la pressione normalmente scende. Il rumore è uno stressore in questa maniera, cioè ci stressa e quindi suscita in noi delle reazioni che sono, nella migliore delle ipotesi, di attenzione, ma molto spesso ci disturba nella nostra vita quotidiana, e siccome diventiamo stressati, a questo probabilmente viene legato anche l'effetto sull'ipertensione, che è stata osservata negli studi compiuti sul rumore aeroportuale. Poi altri effetti sono l'apprendimento. I bambini che vivono in prossimità di un aeroporto hanno visto alcuni studi in Inghilterra che apprendono molto più lentamente, perdono quasi un anno. Senta, percezione del problema da parte dei cittadini, è un problema sentito? Assolutamente sì, porto l'esempio della Toscana dove opero. Diciamo, in Toscana un quarto degli esposti che i cittadini fanno all'Agenzia per l'Ambiente è per problemi di rumore, che è sicuramente un problema sentitissimo, perché di problemi di rumore si vive sia perché si sta vicino alle autostrade o alle strade importanti, ma anche per i locali pubblici, ma anche per le sorgenti disturbanti tipo condizionatori, gli ascensori. Si è svolto anche a livello europeo un'indagine per capire quanto i cittadini sono disposti addirittura a pagare loro stessi, sì, per avere un ambiente migliore dal punto di vista acustico. E la stima che è stata fatta è di circa 25 euro per abitante per avere un decibel di riduzione all'anno. Ricordiamo, è un numero comunque che varia a seconda dei vari paesi. Ecco, ricordiamo che per ogni 3 decibel c'è un dimezzamento della percezione del rumore. 6 decibel si divide per 4 e così via. Eppure, per esempio, si compra una casa senza avere idea del tipo di acustica che ci si troverà dentro. Questo è un fatto, insomma, indicativo, no? Sì, c'è sensibilità, però anche insensibilità da un altro punto di vista. Sì, il problema è che quando si acquista una casa se ne valutano tanti aspetti, ma non è detto, a meno che non ci siamo proprio in una condizione acustica sfavorevole, che se ne conoscono tutti i problemi. Tipico è il caso degli ascensori, uno non ci fa caso, però poi magari di sera o di notte senza, sì, l'ascensore, perché magari all'ultimo piano c'è sopra i macchinari e quindi i problemi si scoprono dopo. Oppure uno ci va di pomeriggio, magari non c'è tanto traffico, mentre la sera o la mattina non ci si vive. Ci sono delle norme a livello nazionale che potrebbero aiutarci in questo, dovrebbero essercene delle altre, in particolare una potrebbe aiutare, è la certificazione acustica degli edifici. In pratica, se io, come si fa per altre cose, per esempio quella energetica, dovrebbe prima o poi arrivare a essere norma una legge che ci dica che l'abitazione va venduta con un suo indicatore, che ci dica appunto quanto è rumoroso l'ambiente. Ecco, ma come si fa? Bisogna mettergli un microfono e registrare per un po' di tempo per arrivare a questo? Vari tipi di prova. Una delle tipiche prove che si fa è la cosiddetta isolamento della facciata, cioè io pongo una cassa acustica all'esterno e cerco di vedere quanto è il rumore che arriva all'interno, e lì si vedono subito le magagne, e le magagne sono le finestre, gli infissi, praticamente sente tutto il rumore di fuori. Oppure le pareti, l'isolamento tra le due pareti, i due appartamenti, in molti casi sentiamo la televisione del vicino, e questo perché l'isolamento da parte della parete non è idoneo, non è sufficiente.
Tra l'altro, isolamento termico, isolamento acustico hanno molti punti di contatto, insomma si possono facilmente cogliere due piccioni con una fava, motivo in più per tenere in vita oggi le detrazioni fiscali per le riqualificazioni energetiche. Licita, noi ci dobbiamo fermare qui, però torniamo domani a parlare di inquinamento acustico e in particolare di come combatterlo. Buona serata.